Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Tenete d'occhio le poche cose grandi che contano nella vita. Auguri a tutti. Bene, abbiamo appena ascoltato il discorso del Vescovo Monsignor Paolo Urso, ovviamente un discorso toccante. Adesso stiamo vedendo le immagini del che sta per arrivare ormai in cattedrale, è proprio qua sotto, ci state vedendo. Paolo Urso, un discorso toccante, bello, certo, toccante, bello. Ha augurato a tutti di tenere come valori quelli che davvero contano nella vita. Sì, sì, certe volte riflettere su queste parole che non sono mai dette a caso, no. Ovviamente questo dobbiamo dirlo e dobbiamo ricordarlo soprattutto noi. Ora comunque c'è la festa che continua, il santo che ormai è alle porte. Veramente alle porte possiamo della cattedrale, dirlo. Sì, lo possiamo veramente dire, stiamo vedendo in questo momento le immagini del santo che ora verrà portato sempre in spalla dai fedeli fino al sagrato, dove poi si aspettano soltanto i fuochi d'artificio, che non sono gli unici questi, dopo. No. Perché poi ci saranno quelli dal Ponte San Vito, infatti il Ponte San Vito è già chiuso al traffico, perlomeno non si può parcheggiare, proprio perché ci saranno poi i fuochi d'artificio, verranno sparati appunto da lì. Questi saranno proprio per festeggiare visivamente e rumorosamente l'ingresso del santo nuovamente in cattedrale. Ormai manca veramente pochissimo, sì, c'è soltanto da proprio attendere qualche secondo. Stiamo vedendo le immagini della banda di San Giovanni, che ha una storia veramente antica, l'abbiamo sentito dal direttore all'inizio della diretta. Sì. Sì, tante le persone che lo fanno per passione e che comunque senza aver mai portato uno strumento ora si ritrovano a far parte di una banda vera e propria, che sì, poi ha con tanta comunque tradizione. L'orgoglio, la gratifica di suonare nelle feste come quelle patronali, che sono poi importanti, ma non solo nelle feste patronali, anche in altre occasioni magari istituzionali un po' importanti, quindi questo è veramente un motivo di orgoglio per chi sa suonare uno strumento. Certamente, composta da giovani, in quel modo dalle persone più anziane, in quel modo sempre da ragazzi e da ragazze, un po' tutte ne hanno fatto parte. Li abbiamo sentiti spesso, sì. Anche.